No, no, bello sto video, bello, bello. Sabbie mobili. Come funzionano le sabbie mobili? Ma inghiottiscono davvero le persone come nei film tipo Indiana Jones, Lawrence d'Arabia, Star Wars? La scienza in realtà ci dice qualcosa di diverso rispetto all'immaginario collettivo. Partiamo col dire... Aspetta. Prima di continuare, se ci seguite e non siete iscritti, iscrivetevi perché ci date una grossa mano. A voi non cambia molto, ma a noi sì. Pensate che il 70% di voi che ci guardate non è iscritto. Quindi vuol dire che se vi iscrivete tutti al canale potremmo essere più di 500.000. Grazie a tutti. Torniamo a noi. Cosa sono le sabbie mobili? Si tratta di un mix di sabbia, argilla e acqua. Si possono trovare di solito vicino a sorgenti naturali, ovviamente d'acqua, lungo il corso dei fiumi, nelle paludi oppure sulle spiagge durante la bassa marea. La cosa strana delle sabbie mobili è che a vederle così sembrano un normale terreno solido, ma in realtà non appena ci si cammina su, si inizia a sprofondare. Com'è possibile? Normalmente la sabbia è composta da tanti grani. Questo fa sì che al loro interno ci siano tanti spazi vuoti, cioè spazi vuoti tra un granulo e l'altro. Questa, che si chiama porosità, può variare dal 30% al 70% in funzione della forma e della disposizione dei granuletti. Nonostante questi valori di vuoto così elevati, in condizioni normali, quindi senza acqua, la frizione tra i grani permette alla struttura di resistere ai carichi. Proprio per questo motivo possiamo tranquillamente camminare sulla spiaggia quando siamo in vacanza senza sprofondare. Sprofondano al massimo un po' le dita, niente di che. Il fenomeno delle sabbie mobili si verifica invece quando la sabbia è satura d'acqua, cioè quando gli spazi vuoti vengono riempiti in buona parte d'acqua. Detto in maniera semplice, questo riduce di molto la frizione tra i granuli, impedendo alla sabbia di sostenere peso. Per questo quando una persona finisce sulle sabbie mobili inizia a sprofondare. Il terreno perde stabilità e si comporta come un fluido, tendendo a scorrere verso il basso e trascinando con sé il malcapitato. Per capire fino in fondo il comportamento delle sabbie mobili, dobbiamo aggiungere un ultimo dettaglio. Il mix di acqua e sabbia che forma le sabbie mobili viene chiamato in fisica fluido non newtoniano. Oh mamma mia, che vuol dire? Semplificando al massimo, possiamo dire che si tratta di un fluido che può cambiare le sue proprietà. Vi spiego meglio. Se camminiamo sulle sabbie mobili, eserciteremo uno sforzo sul terreno. Questa variazione di sforzo fa cambiare le proprietà della sabbia, che inizia improvvisamente a comportarsi come un liquido. Per questo si parla anche di liquefazione delle sabbie. Questo comportamento fa precipitare le persone verso il basso. La cosa più interessante è che più quella persona si dimenerà, e più aumenterà lo sforzo sulla sabbia. Questo a sua volta farà aumentare la liquefazione, facendoci sprofondare nel fango come una pera. Per questo la cosa migliore è non agitarsi quando si finisce in mezzo alle sabbie mobili. Andrea, è facile parlare, poi ti voglio vedere che stai là e non ti dimeni. Avete ragione, non vorrei mai essere in quella posizione e spero che neanche voi lo sarete mai. A questo punto la domanda è: ma sono veramente così pericolose le sabbie mobili? Le sabbie mobili sono pericolose, ma forse meno pericolose di quello che ci hanno sempre mostrato i film. O meglio, sono pericolose, ma per altri motivi. Come confermato da uno studio pubblicato su Nature, il link in descrizione nei commenti, consideriamo che mediamente le sabbie mobili hanno una densità pari a circa 2 kg su litro, mentre la densità media di un essere umano, che è composto principalmente da acqua, è attorno al chilogrammo litro. Questo cosa vuol dire? Che essendo mediamente meno densi della sabbia inzuppata d'acqua, proprio per un motivo prettamente fisico, sprofonderemo ma fino ad un certo punto. Lo studio in questione infatti afferma che non potremmo essere risucchiati più a fondo dei nostri fianchi, quindi dimentichiamoci un po' le scene dei film dove le persone vengono completamente inghiottite dalla sabbia. Questa è una buona notizia, certo, ma in ogni caso ci sono dei rischi. Uno dei principali rischi è quello di morire annegati. Se ad esempio le sabbie mobili si trovassero su una spiaggia durante la venuta dell'alta marea, è un problema. In caso di sabbie mobili in zone remote e difficilmente accessibili, c'è anche il concreto rischio di non riuscire a scappare e quindi morire di stenti. Questo ad esempio è quello che può accadere purtroppo agli sfortunati animali che ci cadono dentro. Ma è davvero così complicato uscire dalle sabbie mobili? Una volta che le nostre gambe sono sprofondate, il comportamento della sabbia cambia nuovamente, smette di comportarsi come un liquido e torna ad essere come un solido. A quel punto si ha tutti gli effetti seppelliti dalla vita in giù nella sabbia e le pressioni nel terreno rendono estremamente complicata la nostra liberazione. Pensate che il fisico Daniel Bohn ha stimato che per tirare fuori un piede dalle sabbie mobili servono circa 10.000 newton, che è più o meno la stessa forza che servirebbe per sollevare un'automobile
automobili dalle medie dimensioni. Non disperiamo però, uscire dalle sabbie mobili, per fortuna, è possibile. L'importante è non affidarsi alla forza bruta, ma all'ingegno. La prima cosa da tenere a mente è che più ci muoviamo e più la sabbia si comporterà come un liquido, facendoci affondare. La cosa più semplice da fare è quella di sdraiarsi sulla schiena e aprire le braccia. Così facendo si aumenta la superficie del nostro corpo, diminuendo la pressione sulla sabbia e favorendo il galleggiamento, permettendo quindi molto lentamente alle nostre gambe di uscire naturalmente dalla morsa del terreno. In alternativa, se possibile, si può aggiungere dell'acqua all'interno delle sabbie mobili. Se ne viene messa abbastanza, il terreno smette di comportarsi come un fluido non newtoniano e diventa liquido a tutti gli effetti, permettendo una più facile risalita da parte della vittima. È così che spesso i soccorritori estraggono le persone che restano intrappolate nelle sabbie mobili. E le sabbie mobili nel deserto? Lì l'acqua non c'è mica. Vero, infatti queste sono una categoria a parte di sabbie mobili, definite sabbie mobili asciutte. Queste si verificano tipicamente nei deserti, ad esempio nelle porzioni sottovento delle dune, dove si accumulano grandi quantità di sabbia fine e poco compattata, e con molta aria al suo interno. Se accidentalmente ci si cammina sopra, si inizia improvvisamente a sprofondare, perché il nostro peso va a compattare istantaneamente quella grande massa di sabbia. In questo caso la tempestività nei soccorsi è centrale. In caso di ritardo negli aiuti, potrebbe essere possibile sprofondare totalmente e di conseguenza non riuscire a uscirne incolumi. Le sabbie mobili asciutte si possono verificare anche in altri contesti, come ad esempio all'interno dei granai delle fattorie. I granai delle fattorie, lo sapevi tu? Sembra una cosa strana, però è vero. Esempio, nel 2002 in Germania la BBC ha riportato la notizia di un uomo che è stato salvato per un soffio mentre sprofondava lentamente all'interno di un silos. Ragazzi, iscrivetevi! Vi faccio anche la suonatina col basso. Guarda, il video è finito. È finito?